Va ora in onda un solennissimo strombettio, storie e leggende dell'ouverture d'opera, a cura di Marco Mangani. Eccolo, gentili ascoltatrici e ascoltatori, nell'esecuzione dell'ensemble La Veneziana, diretto da Claudio Cavina, il primo solennissimo strombettio della storia dell'opera ad aver lasciato una traccia scritta. La toccata che precede, non apre, l'Orfeo di Claudio Monteverdi, favola cantata e rappresentata per la prima volta al Palazzo Ducale di Mantova il 24 febbraio 1607 per iniziativa dell'aristocratica Accademia degli Invaghiti. Il melodramma ha in quel momento pochi anni di vita, essendo nato a Firenze tra l'ultimissimo scorcio del Cinquecento e i primissimi anni del secolo seguente. Per Mantova si tratta però di una novità assoluta. E strana, perché se è vero che di commedie alla corte di Mantova se ne fanno continuamente, dimani sera il serenissimo signor principe ne fa recitare una che sarà singolare, poscia che tutti gli interlocutori parleranno musicalmente. Come scrive dalla città dei Gonzaga un Carlo Magni al fratello Giovanni il 23 febbraio 1607. Se diciamo che il brano che abbiamo appena ascoltato non apre, bensì precede l'opera, è perché esso non nasce come parte integrante della partitura dello spettacolo, peraltro quella monteverdiana la prima vera partitura nel senso moderno del termine, ma registra piuttosto per via scritta una prassi comune a tutti gli avvenimenti di corte del Rinascimento, ossia quella d'essere annunciati da una gran fanfara. Fanfara che per il solito si affida a formule che i trombettieri conoscono benissimo, senza alcun bisogno di vedersele scritte davanti. E però non si può dire, come vedremo, che questa prima forma di inaugurazione della serata all'opera, ancor tutta interna al mondo della corte, non abbia lasciato tracce forti, anche indelebili, sul futuro sviluppo dell'ouverture. L'opera, dal canto suo, diviene sempre più, nel corso del Seicento, un fenomeno di dimensione pubblica. Si adatta alle profonde trasformazioni della società in senso mercantile e borghese. Ovvio che la storiografia abbia visto in Venezia, repubblica oligarchica sì, ma modernissima nel tessuto socio-economico, il luogo privilegiato di tale trasformazione. Il fenomeno certo è vistoso. Il primo teatro pubblico a rischio d'impresa, ci si passi l'espressione,
apre a Venezia nel 1637, ma sarebbe un errore voler credere che l'opera assuma d'un botto la dimensione pubblica che le conosciamo ancora oggi solo al momento dell'apertura di questo veneto teatro denominato San Cassiano. Michelangelo Rossi abbiamo ascoltato la Sinfonia da Erminia sul Giordano nell'esecuzione dell'ensemble Il Falcone. Qui, a Roma, nella Roma di quei grandi cardinali che sono anche poeti e mecenati, si afferma in misura crescente la dimensione pubblica del teatro dell'opera. E ciò a dispetto della natura ancora aristocratica della committenza e del fatto che occorre aggirare il divieto di eseguire a Roma, per ragioni di religioso decoro, spettacoli d'argomento profano. Ne abbiamo appena avuto un esempio. Rappresentata nel 1633 a Palazzo Barberini, l'Erminia sul Giordano si avvale di un libretto, opera del cardinale pistoiese Giulio Rospigliosi, protagonista assoluto dei fasti del melodramma romano e futuro Papa Clemente IX, che deriva da un episodio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. La conversione di Erminia, figlia d'un re musulmano, per amore del principe cristiano Tancredi, basta a far dell'argomento un soggetto edificante e dunque non bandito dai teatri della città eterna. La dimensione pubblica, che richiede gradimento, esige poi dal musicista uno stile più vario, più arioso rispetto a quello del fiorentino recitar cantando dell'opera delle origini. La pagina strumentale introduttiva, dal canto suo, si integra maggiormente nel tessuto dello spettacolo e acquista, come abbiamo sentito, un'articolazione sconosciuta alle fanfare rinascimentali di cui è ancor figlia la toccata dell'Orfeo di Monteverdi. Vi si alternano stacchi di tempo lento e tempo allegro, e a suggello del tutto compare il ritmo di danza. Di simili assetti non mancano certo i modelli rinascimentali, ma essi si prestano ora perfettamente all'esigenza di varietà d'un pubblico, appunto, più variegato. Anche sulla Sinfonia avanti l'opera, insomma, Roma giunge in anticipo rispetto a Venezia. Thank you.
Questa però era la sinfonia avanti il prologo dall'opera Giasone nell'esecuzione del concerto vocale diretto da René Jacobs. Brano questo venezianissimo che apre una delle opere maggiori dell'allievo di Monteverdi Francesco Cavalli, al secolo Pier Francesco Caletti Bruni, ed è un brano più breve ed essenziale del brano di Michelangelo Rossi che avevamo ascoltato in precedenza. Al tempo stesso però questa sinfonia avanti il prologo del Giasone delinea in maniera più netta la distinzione in due sezioni. La prima in tempo lento e la seconda in tempo mosso. Nella sua brevità, dunque, il brano di Cavalli è emblematico di un assetto della sinfonia d'opera che diventerà abituale, ossia la suddivisione in quelli che, col passar del tempo, finiranno per chiamarsi movimenti. L'assestamento non avviene però ovunque con uguali esiti. In particolare sarà la dicotomia tra Francia e Italia a caratterizzare la distinzione tra i due principali modelli di introduzione operistica imperanti fino alla metà del Settecento. A Venezia, intanto, un altro elemento importante si fa strada nella sinfonia avanti l'opera, l'elemento solistico. Sinfonia da Il Diocleziano di Carlo Pallavicino nella esecuzione di Christian Steele Perkins alla tromba e del Parley of Instruments diretto da Peter Holman. Dopo le favole pastorali di ispirazione fiorentina e fuori Roma, come si vede, i soggetti si spostano sempre più verso la mitologia e la storia antica. Già lo stesso Monteverdi, una volta a Venezia, aveva affrontato i temi di Ulisse e di Nerone.
Dal punto di vista dei movimenti, questa sinfonia del Diocleziano di Pallavicino, rappresentato a Venezia nel 1674, è tutto sommato antica. Tempo lento, tempo mosso, ritmo di danza. Ma la presenza di una tromba in veste di solista ci dice che gli echi della fanfara rinascimentale sono ancora ben udibili e soprattutto vitali, vitali perché possono essere piegati a esigenze espressive più varie della semplice solennità fastosa. Al tempo stesso, quella tromba testimonia l'evolversi di uno stile strumentale sempre più raffinato e complesso che, messo a punto lungo tutto il Seicento negli oratori, nella musica sacra e in quella da camera, si avvia ormai a divenire un altro caposaldo del gradimento pubblico dell'arte musicale. E non mancherà, come sentiremo, di farsi sentire anche, soprattutto in Italia, nel linguaggio della sinfonia operistica. Ma torniamo per un attimo a Francesco Cavalli. Come si diceva, Cavalli fu in contatto con la Francia, dove nel frattempo era già comparso il termine ouverture, usato per designare i brani d'apertura dei balletti di corte. Vi soggiornò per quasi 2 anni, a partire dalla primavera del 1660, chiamatovi dal cardinale Mazzarino in occasione delle nozze dell'allor giovane Luigi XIV. Cavalli, al contrario, non era affatto giovane se si considera l'epoca di cui parliamo, aveva 58 anni, ma ciò non gli impedì di lasciare una traccia forte sulla musica francese, in particolare su quel fiorentino naturalizzato che il nuovo sovrano stava elevando alla carica di surintendant de la musique de la chambre du roi. Abbiamo ascoltato la ouverture dal Bourgeois Gentilhomme di Jean-Baptiste Lully nell'esecuzione della Petite Bande diretta da Gustav Leonhardt.
Questa ouverture, che introduce la più celebre delle commedie balletto nate dalla collaborazione di Lully con il grande Molière, ha già tutte le caratteristiche tipiche dell'ouverture alla francese. All'introduzione lenta, caratterizzata da un ritmo solenne e inconfondibile, yam, da-da-da-dam, segue un tempo mosso in stile fugato, dove cioè le diverse voci strumentali si rincorrono, esponendo a gara un unico soggetto. È un modello le cui fortune vanno ben al di là del teatro musicale. Già al tempo di Lully si usava infatti eseguire in concerto una successione di brani strumentali tratti da un'opera o da un balletto. Di solito si trattava dell'ouverture, seguita da alcuni numeri di danza che anche nelle opere non mancavano. In francese successione si dice suite. Le suite di Bach, sì, anche loro vengono da lì. Intanto però l'ouverture alla Lully è divenuta emblema dell'unico genere di teatro interamente cantato in grado di opporre resistenza in Europa alla progressiva invadenza dell'opera italiana. È l'emblema della tragédie lyrique. La Chapelle Royale, diretta da Philippe Herrewege, ha eseguito la ouverture da Armide di Jean-Baptiste Lully. Il successo del modello di Lully è tale da giungere ben presto anche in Inghilterra. A quel modello si attiene, ad esempio, il più grande dei musicisti inglesi della Restaurazione, un compositore del quale, viste le meraviglie di cui fu capace nella sua breve vita, non si finirà mai di piangere la prematura scomparsa. Thank you.
Henry Purcell era la ouverture da Dido and Aeneas nell'esecuzione dei St. James Baroque Players diretti da Ivor Bolton. In Italia, intanto, l'opera assume tratti ben diversi da quelli francesi. Lo spazio dei grandi recitativi si riduce, mentre a crescere di numero e di importanza sono le arie, che divengono strutture ben più ampie, articolate e complesse delle ariette che popolano le tragedie di Lully. È un processo che si compie lungo l'arco dei decenni finali del Seicento, un'epoca nella quale la città di Napoli si affaccia a contendere il primato a Roma e a Venezia, divenendo col nuovo secolo il centro più importante non solo di produzione, ma anche di irradiazione del teatro dell'opera. Di questo processo è parte l'introduzione strumentale, che approda a un modello formale destinato ad avere un'enorme influenza non solo in ambito operistico, ma anche, se non soprattutto, sull'evolversi della musica strumentale settecentesca. Thank you.
Era la sinfonia da Il primo omicidio di Alessandro Scarlatti nell'esecuzione dell'Académie für Alte Musik Berlin diretta da René Jacobs. Si tratta in questo caso non di un'opera, bensì di un oratorio, rappresentato a Venezia nel 1707, il cui libretto, scritto dal principe letterato Antonio Ottoboni, è ispirato alla vicenda biblica di Caino e Abele. Ma sarebbe un errore pensare che l'oratorio e l'opera afferiscano a due diverse concezioni della drammaturgia musicale, almeno in Italia. In fondo l'obiettivo è soprattutto quello di non rinunciare alla musica drammatica in periodo di Quaresima, quando anche fuori Roma devono essere sospese le rappresentazioni operistiche. Oltre al vistoso elemento concertante d'apertura, la sinfonia che abbiamo ascoltato mostra un tratto formale che la differenzia nettamente rispetto al modello francese. Vi si distinguono infatti non due, bensì tre movimenti, disposti secondo la successione allegro-lento-allegro, con l'ultimo movimento caratterizzato dal ritmo danzante di una giga. Sul ruolo di Alessandro Scarlatti nell'invenzione di questo modello formale gli storici sono discordi e noi non entreremo nella questione, alla fine forse un po' di lana caprina. Quello che è certo è che il compositore palermitano portò la sinfonia d'opera all'italiana ben dentro il nuovo secolo, conferendole, oltre all'aspetto formale, anche numerosi altri tratti distintivi, che riguardano la strumentazione, il carattere espressivo specifico di ciascuno dei tre movimenti e la scrittura concertante. Del resto non si deve dimenticare che Alessandro Scarlatti riuscì ad eccellere nella Roma dominata da Arcangelo Corelli anche come autore di brani puramente strumentali. Nella composizione che apre la sua ultima opera nota, La Griselda, ennesima intonazione di un libretto di Apostolo Zeno ispirato a una novella del Decamerone di Boccaccio e rimaneggiato per l'occasione da Francesco Maria Ruspoli, troviamo tutti gli elementi che saranno caratteristici della sinfonia all'italiana nella prima metà del Settecento. Tra questi, oltre alla suddivisione in tre movimenti, sono da annoverare la scrittura concertante del tempo lento centrale, si faccia caso agli oboi, l'uso del ritmo di danza nel finale, che della danza adotta anche il profilo formale, e soprattutto il solennissimo strombettio dell'inizio, ripensamento in chiave moderna delle antiche fanfare. Ascoltiamo dunque la Sinfonia da Griselda. Thank you.
era la Sinfonia da Griselda di Alessandro Scarlatti nell'esecuzione dell'Akademie für Alte Musik Berlin diretta da René Jacobs. Interrompiamo ora il nostro ordinato percorso storico e concediamoci la lettura di una citazione. Agli spettacoli teatrali si premetteva anticamente un prologo. Pare che si ritenesse troppo audace distogliere di colpo gli spettatori dalle impressioni quotidiane per trasportarli davanti all'apparenza d'un mondo ideale, laddove si dovette ritenere più sensato realizzare un tale spostamento mediante un'introduzione che, grazie alle proprie caratteristiche, fosse già in relazione alla nuova situazione artistica. Questo prologo si rivolgeva all'immaginazione degli spettatori, chiedeva la loro collaborazione perché si rendesse possibile quell'intenzionale illusione e forniva un breve resoconto dell'antefatto, unitamente a uno sguardo complessivo sull'azione che si stava per rappresentare. Quando poi, come avveniva nell'opera, lo spettacolo era interamente musicato, sarebbe stato logico che anche il prologo venisse cantato, e invece si introduceva come apertura un brano affidato esclusivamente all'orchestra. Un brano siffatto, tuttavia, non poteva in alcun modo corrispondere a quello che originariamente era il senso del prologo, dal momento che in quell'epoca antica la pura musica strumentale era ancora troppo poco evoluta per poter assolvere appropriatamente un simile compito. Questi brani musicali parevano al pubblico non voler dire altro se non che quel giorno si sarebbe cantato. Fu già un progresso quando si riuscì anche solo ad accennare per mezzo dell'ouverture al carattere generale dello spettacolo, se cioè esso fosse di natura tragica oppure comica. Così si apre il saggio dedicato all'ouverture d'opera da un Richard Wagner non ancora trentenne. A quest'epoca, siamo all'inizio degli anni 40 dell'Ottocento, il dibattito sull'argomento ferve. Beethoven, con il percorso tormentato delle diverse ouverture per la sua unica opera Fidelio, ha sconvolto la scena. Weber pare momentaneamente aver trovato la soluzione. Wagner tenta dunque innanzitutto l'approccio storico. Per carità, non lo si consideri una fonte attendibile di informazioni sul passato, oltretutto il passo che abbiamo letto è patentemente viziato da un senso tutto evoluzionistico e ottocentesco della storia che non risponde assolutamente alla realtà dei fatti. Però questo passaggio ci dice molto su un'ossessione ottocentesca, le cui radici sono da ricercare tuttavia un secolo prima, quando brani come quello di Scarlatti che abbiamo ascoltato poco fa avevano cominciato a lasciare insoddisfatti i commentatori. L'ossessione di legare strettamente l'ouverture all'opera che essa introduce, un'ossessione che accompagnerà Wagner e non solo lui lungo tutto l'arco della sua carriera. Su questa esigenza di legare l'ouverture, il carattere dell'ouverture al carattere dell'opera, dall'età dei lumi in avanti tutti sono d'accordo. Sul come, invece, le opinioni sono le più disparate. A conclusione di questa nostra conversazione, ascoltiamo allora come il giovane Wagner risolveva il problema nel 1842, più o meno all'epoca del saggio sull'ouverture dal quale abbiamo tratto il brano letto poco fa, nella sua opera Rienzi. Un'opera il cui argomento deriva da un romanzo dello scrittore inglese Edward Buller Lytton, ispirato a sua volta alla vicenda storica del notaio Nicola di Renzo Gabrini, brevemente Cola di Rienzo, che nel 1347 tentò di restaurare l'ordinamento comunale in una Roma dilaniata dai conflitti tra prelati e baroni. La tromba iniziale, già ancora lo strombettio, simboleggia i nemici di Rienzi, a sua volta rappresentato dal bel tema cantabile con cui nell'opera il protagonista intona la sua preghiera prima della battaglia finale. Si tratta di un primo punto d'arrivo. Il percorso che vi conduce lo seguiremo a partire dalla prossima trasmissione. Ascoltiamo dunque, in conclusione, l'ouverture da Rienzi di Richard Wagner nella esecuzione di Karl Schuricht alla testa dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese.
Karl Schuricht, alla testa dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, ha eseguito l'Ouverture da Rienzi di Richard Wagner. Con questo ascolto si chiude la puntata odierna e un saluto e a risentirci alla prossima trasmissione. Abbiamo trasmesso Un solennissimo strombettio, storie e leggende dell'Ouverture d'opera, a cura di Marco Mangano.